Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Lo scorso mese, se non mi sbaglio era a fine agosto, ho ascoltato la puntata 400 del podcast Vendere Valore di Paolo Pugni. Paolo, oltre ad essere uno dei podcaster migliori in Italia ed un gran professionista e comunicatore, è anche un runner ed un maratoneta, nonché un ascoltatore di questo podcast. La cosa mi fa ovviamente piacere. In questa puntata 400, Paolo, come tra l'altro già in altre occasioni in passato, ha fatto riferimento al suo fatto di essere runner in relazione alla corsa, anzi direi mettendo in relazione la corsa con la sua vita personale e con il business. Ma questi 2-3 minuti mi hanno colpito più di altre volte e ve li vado a proporre adesso qua di seguito. Allora, a volte basta una piccola scintilla. Qual è la vostra scintilla? Io voglio raccontarvi un'altra scintilla per chiudere così un po' anche con semplicità e con divertimento questa puntata, la puntata 400. La scintilla che nel 2009 mi ha spinto a iniziare a correre. 2009, momenti complessi, vi ricordiamo tutti, siamo nel pieno della crisi in Italia, un momento complesso, un momento difficile, un momento in cui la depressione, anche lieve e leggera, senza andare a toccare quella grave che colpisce persone in maniera profonda, comunque serpeggiava, navigava, era un po' a bordo d'acqua. Agosto, un agosto pesante, difficile per me, appesantito in tutti i sensi, mi lamento un po' così della giornata in giardino, in montagna. E mia moglie, la scintilla arriva spesso da lei perché è lei che è capace di darmi la carica in tante circostanze, in maniera un po' brusca mi dice due cose. La prima è: alzati e muovi quel culo che ne vale la pena, detto in termini anche molto diretti ma molto efficaci. E per ricalcare questo, un po' come battuta, spero che fosse una battuta, quando arrivi a 90 kg ti pianto. La tragedia è che ero 89,5, quindi voleva darsi un po', lei lo ha detto, questa 90 kg come fosse chissà quale traguardo da raggiungere, in realtà era lì a un centimetro. E allora, dopo una vacanza, una settimana di vacanze a Gran Canaria, in quella fine agosto, dove ho cominciato un po' a nuotare, appesantitissimo a nuotare, facendo una fatica boia, a settembre, anche sullo stimolo di un amico che mi aveva suggerito qualcosa, comincio a correre. Al parco di Trenno, un minuto di corsa e un minuto camminando, per 5-6 volte, al massimo un quarto d'ora la prima volta. Vi assicuro che quel minuto di corsa, che detto in termini così vuol dire poco meno di 200 metri, più 150 che 200, sembrava interminabile, sembrava una distanza impossibile da raggiungere. 11 anni dopo, siamo quasi all'anniversario di quel 2009, fine agosto, 11 anni dopo, posso dire di aver corso 3 maratone, perché mi hanno impedito di correre la quarta questa primavera per le vicende ben note, è cambiata completamente la vita. È bastata una scintilla, una prima spinta, un piano inclinato, perché non è che a ottobre 2009 fossi già in grado di correre una maratona, ma neanche 5 km, bisogna arrivarci per gradi, così come è stato questo podcast. Qual è la vostra scintilla? Qual è la persona che può mettere del peperoncino per darvi la scintilla? Che cosa volete fare? In che modo cogliere le occasioni? Ringrazio Paolo per avermi concesso la possibilità di inserire questo pezzo di puntata all'interno del mio podcast. E ne approfitto per invitarvi a seguirlo. Trovate il suo podcast, che è molto migliore del mio, cercando proprio Vendere Valore, oppure sul sito pugnimalago.it. Comunque vi metto il link di tutto quanto nelle note dell'episodio. Questo pezzo, questi 2-3 minuti, mi hanno dato uno spunto per la puntata di quest'oggi. Infatti, per tanti, l'iniziare a correre ha segnato un momento di cambiamento, una svolta della vita, una svolta sia fisica che psicologica molto spesso. Paolo stesso dice che per lui è stata proprio una scintilla per reagire.
e basta davvero poco, se vogliamo, per iniziare. Come ha fatto proprio lui, è sufficiente anche solo l'alternanza di pochi minuti di un po' di corsa e un po' di camminata, aumentando poi pian piano, gradualmente e senza fretta. E da lì, come avete avuto modo di sentire, in questi 3 minuti appunto che ho inserito, sono passati ben 11 anni, 3 maratone e molti molti chilometri percorsi. Correre cambia la vita e spesso, se non sempre, la migliora. Permette di ritrovare se stessi, può far svoltare una giornata e può modificare un intero stile di vita, fornendo spunti diversi che si vivono gioco forza correndo. Vale anche per me. Come spesso accade, voglio portare la mia esperienza. Da quando corro, il mio stile di vita è sicuramente più sano. Mangio meglio, cerco di stare più attento proprio anche alla qualità dei cibi ingeriti e poi sto anche molto più attento al mio corpo, a tutte le sensazioni che mi dà e sto imparando, penso, gradualmente ad ascoltarlo sempre di più e ad assecondarlo quando è il caso. Questo poi non mi fa non godere la vita perché le mie birrette qua e là me le bevo lo stesso, ma sicuramente sono più attento alla qualità di quello che mangio e bevo, appunto. Lo dicevo anche nella puntata della corsa come terapia, molto recente, ma comunque vi metto il link nelle note dell'episodio. Ci sono proprio degli studi che dimostrano scientificamente l'efficacia del running per migliorare gli aspetti psicofisici del nostro corpo. La corsa non è fatta di abbigliamento, scarpe, allenamenti ed alimentazione. Certo, sono aspetti che vanno considerati, ci mancherebbe altro, ma la corsa è soprattutto fatta dalla nostra testa. È una sfida con noi stessi. Un momento in cui ci si rapporta con la propria mente oltre che con il proprio corpo. Un'opportunità, secondo me, di cambiamento delle proprie abitudini, della propria autostima e, come ho già detto, del proprio stile di vita. Molto spesso, infatti, c'è chi corre per ritrovare la pace, per ritrovare se stesso in mezzo a quelli che sono tutti gli impegni frenetici della nostra vita quotidiana. Proprio come accennato nella puntata di poco fa, correre aiuta a ridurre lo stress e permette di allenare la mente ad una maggiore attenzione, ad una maggior lucidità, oltre che permetterci banalmente di tenere in forma il nostro corpo. Correndo, infatti, combiniamo gli aspetti fisici a quelli psicologici, che ci permettono così di, tra virgolette, trasferire i benefici fisici derivanti dalla corsa fino alla mente, allenandola ad essere più brillante, più reattiva e più creativa. Credo che se cercate in giro, se leggete, ascoltate qualcuno, gli esempi non manchino. Le testimonianze sono davvero molte. Anche perché la corsa sa essere molto personale e molto personalizzabile nella sua semplicità. È sicuramente uno sport semplice ed essenziale, ma ognuno la può vivere a modo suo. E il fatto anche che sia uno sport prettamente individuale può giocare a nostro vantaggio per molti versi. C'è ad esempio chi preferisce correre al mattino presto, chi alla sera, chi lo fa in montagna, in campagna, chi in città. Appunto, chi da solo, ma anche chi in compagnia. Chi va velocissimo e chi, come me, va pianissimo. Ma non sono questi gli aspetti importanti. Sono tante le persone che, come appunto Paolo, hanno trovato nella corsa uno spunto per dare una svolta alla propria vita, cambiandola in meglio, sia per quanto concerne la salute fisica, che per quella, direi ancor più importante, quella mentale. E adesso voglio sentire le vostre esperienze. Se anche per voi iniziare a correre ha cambiato la vita ed in che modo. Se vi va, specificatemelo proprio nel messaggio, che magari potrei anche riproporre così le vostre testimonianze nel canale Telegram. Ed è proprio su Telegram che dovete scrivermi o mandarmi questo messaggino audio al mio account personale @LorenzoMaggiani.
per sentire o leggere le vostre testimonianze, vi invito ad iscrivervi anche al canale Telegram, che trovate cercando Da 0 a 42 nella ricerca di Telegram o cliccando sul link nelle note dell'episodio. Sempre nelle note dell'episodio trovate anche il link per sostenere economicamente questo progetto accedendo al canale Patreon. Trovate tutti i vari livelli cliccando lì dentro, si parte da $1 al mese. Poca roba, ma qualsiasi gesto di sostegno per me è assolutamente ben gradito. Direi che per oggi è davvero tutto. Cari runners, l'ho già detto, lo ripeto, voglio ripeterlo ancora una volta. La corsa può cambiare la nostra vita in meglio, basta darle un'occasione, anche più di un'occasione, perché spesso ci si arrende alla primissima difficoltà, alle primissime uscite. Provate e vedrete che andrà sicuramente bene. Ci sentiamo alla prossima puntata.